Radio Più presenta Voci di donne bibliche. Lettura al femminile della Bibbia da Eva a Maria. A cura di Laura Paladino. Agar, la forestiera. Le storie di Abramo e Sara sono intrecciate con i racconti relativi ad Agar, l'egiziana schiava di Sara. Il suo nome si può ricondurre direttamente al sostantivo ger, forestiero, ospite. Agar è pertanto propriamente la forestiera, colei che abita in mezzo a Israele in modo pacifico, anche se non ne condivide le usanze e i costumi. Sarai stessa offre ad Abramo la sua schiava perché possa avere una discendenza attraverso di lei. Secondo le tradizioni antiche, quello che appartiene a uno schiavo appartiene al suo padrone. Concettualmente e giuridicamente, dunque, un figlio concepito da Agar sarebbe stato come un figlio generato da Sarai. Abram ascolta la voce di Sarai e si unisce ad Agar, 10 anni dopo il suo arrivo a Canaan. Questa donna, una schiava, concepisce un figlio al posto della sua padrona. Ma, lungi dal considerare suo figlio come un figlio di Sarai, come avrebbe voluto la cultura in cui vive, Agar rivendica la sua maternità. Ella si riconosce come la vera madre del figlio che ha concepito. E ciò è, anzi per lei, motivo di grande orgoglio, al punto da cominciare a prendersi gioco di Sarai, che era sterile. Decidere della vita e della generatività, sembra dire il racconto, può essere molto pericoloso. La maternità nel corpo è troppo importante e preziosa perché si possa sostituirla o reinventarla sulla scorta di leggi e usanze, ignorando quello che suggerisce la natura dell'uomo. Sarai si sente offesa dal comportamento di Agar, che non aveva previsto, e se la prende con il marito Abram, chiedendogli di intervenire. Dal concepimento di Agar scaturisce dunque anche una minaccia alla relazione sponsale di Abram e Sarai. Ma Abram saggiamente non prende alcuna decisione perché la schiava appartiene a Sarai, ne faccia quello che vuole. E Sarai la maltratta, tanto che quella si allontana. Sarà l'angelo stesso di Dio a intercettare Agar nel suo vagare, ordinandole di tornare dalla sua padrona e di rispettarla e promettendole una grandissima discendenza. Tornata a casa dunque, Agar partorisce un figlio maschio e Abram lo chiama Ismaele, che significa propriamente «Dio ha ascoltato». Questi cresce in casa di Abramo, ma madre e figlio saranno definitivamente allontanati dopo la nascita di Isacco per la gelosia di Sara, che non vuole che Ismaele prenda parte insieme a suo figlio dell'eredità del marito. Anche Sara dunque non riconosce Ismaele come suo figlio, nonostante questo le insegni la sua cultura. Sarà Abramo a mandarli via, invitato da Dio stesso ad agire secondo il volere di Sara, e dopo aver ricevuto da Dio la promessa di una grande discendenza anche per Ismaele in quanto figlio di Abramo. Dio fu con il fanciullo, attesta la scrittura. Egli abitò nel deserto e sua madre gli prese in moglie un'egiziana. La vita generata, anche se non era nei progetti di Dio, rimane sempre sacra ai suoi occhi ed è da lui benedetta e protetta, sebbene la discendenza di Ismaele, che non è il figlio della promessa, conosca vicende non sempre prospere e positive nella Bibbia.